Buongiorno gruppo degli artisti irpini, ci troviamo qui a Palazzo Carafa per Estrema Irpina con Info Irpinia. Avevamo già fatto visita a questo palazzo la settimana scorsa in occasione della sua inaugurazione e adesso andiamo a inquadrare alcune opere di un artista di Calitri che ha gentilmente concesso per il momento, non so se in maniera definitiva, le proprie opere alla città di Chiusano, ed è il maestro Luigi Di Guglielmo di Calitri, che è stato anche all'Istituto d'Arte Maffucci, e queste sono le opere che ha fornito a questo palazzo in maniera tale da poterlo abbellire ulteriormente. Su tavolozzi di legno, vedete che ha messo altrettanti elementi in legno. E qui c'è un'altra opera in legno con un corno, e quindi complimenti ancora al maestro Di Guglielmo e a tutti gli artisti, ricordando ancora i vari Costangelo Pacilio, Costantino Della Russo, chi più ne ha più ne mette, insomma sono tantissimi gli artisti che si sono prestati a dare le proprie opere anche da fuori provincia. Vediamo anche le foto, e quindi, come ci suggerisce l'ottimo Francesco Rosella, Via Crucis di Calitri, l'ultima opera che vediamo qui contrassegnata con anche le colombe della pace. E quindi di nuovo buongiorno gruppo degli artisti qui.